Questa gente non è che sa come uccidere qualcuno, si diverte a uccidere qualcuno. Benvenuti su Watch More Italia, quindi per una top 10 personaggi di cartoni animati decisamente non per bambini più violenti. Ma prima di incominciare una cosa importantissima, grazie mille per i 300.000 iscritti, ragazzi e ragazzi, siete dei grandi. Spero che questo canale possa continuare ad allietarvi a lungo. Dicevamo, perché sembra che cavolo, solo negli anime ci stia gente brava a essere violenta, invece no, dimostriamo che anche in Occidente cartoni animati e tanta sana cattiveria vanno spesso di pari passo. Fortunately, such moments pass quickly. Quick strike, scrap him. Alla numero 10, lo scozzese in Samurai Jack. Ai, you got a lot of pep for a wee laddie. In un futuro in cui un demonio domina il mondo, secondo voi uno può starsi a preoccupare di uno scozzese armato di spada? Se sei un samurai di nome Jack, a quanto pare sì. Il terrore delle Highland scozzesi è inizialmente un gran rivale di Jack, per poi diventare anzi un fedelissimo alleato. Le cose di lui che rimangono una costante sono che usa il suo spadone non appena qualcuno apre bocca e ha un mitra come protesi al posto di una gamba. E quel mitra, più avanti nella serie, diventa un Gatling e lo usa. Non c'è bisogno di far incazzare lo scozzese, lo è già. How you doing, puddle ducky? This rescue stinks! Alla numero 9, l'innocente principessina Azula in Avatar. Put them somewhere I'll never have to see their faces again and let them rot! La classica principessina di 15 anni, no? Quella che adora andare in giro per conoscere il popolo e poi dargli fuoco. Per etichetta si fa così, no? Manipolatrice, torturatrice e testa di cazzo a tutto tondo fin dalla tenera età, le è stato insegnato a teste di cazzeggiare attraverso la manipolazione del fuoco, purtroppo per tutti. Tra le altre cose ha corrotto Zuko, massacrato un sacco di gente e la sua unica missione è uccidere l'Avatar. Che dolce ragazzina! Ma ovviamente tutto questo prima che diventasse pazza. It's okay, you can laugh. It's funny. Sì, perché c'è anche un dopo, e volendo è peggio. Alla numero 8, Eric Cartman in South Park. Eric, you get your butt to bed! No means no, Bill Cosby! Assoluta non intimidazione fisica, compensata da un terrore psicologico di livelli talebaneggianti. Eric è uno psicopatico di raffinatissima categoria. I suoi piani nonsense non sono solo folli, sono proprio malvagi. Considerando che, ecco, ha quasi fatto sterminare gli ebrei di South Park e ha evocato Cthulhu per uccidere i suoi amici. Ma perfino l'evocazione del nostro polipozzo apocalittico impallidisce di fronte all'aver fatto mangiare a pezzi, con chili, a Scott Tenorman, i suoi genitori, perché l'aveva preso in giro. I made you eat your parents. Nya, 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 nya. Jesus Christ, dude! Alla numero 7 è Tom e Jerry, nella saga di Tom e Jerry. Sì, sì, ridete, ridete, ma le prove sono inconfutabili. Per più di 60 anni questo topo e questo gatto hanno mascherato dell'iperviolenza con le loro gag. Ma in realtà cosa sono? Sono due cazzo di sadici. Non tra i più sanguinari, quello no, ma Jerry cos'è di preciso? Un torturatore medievale? Cos'è? Tom viene tagliato, spiaccicato, pestato quasi a morte, incendiato, fatto esplodere e soprattutto tutte le martellate sulle dita che si becca hanno fatto soffrire almeno 5 generazioni per Diana. Tom e Jerry è doloroso. Alla numero 6, Carnage, nella serie animata di Spider-Man. I hate having my meals interrupted. Il povero killer Cletus Cassidy fa amicizia con l'unica cosa con cui non dovrebbe fare amicizia un killer, il figlio del simbionte alieno, e diventa questa specie di ammasso rosso dal sorriso a 32.000 denti e un'insana passione per gli omicidi di massa. We're gonna wreak glorious carnage throughout the land. Tra l'altro con la fastidiosissima abitudine di far diventare le sue parti del corpo armi di scarnificazione, Carnage, che in inglese significa carneficina o massacro, è uno psicotico che fa due cose, carneficina cine e massacri. Ah sì, scassa i coglioni a Spider-Man. Ma, aren't we inhospitable? Alla numero 5, il Joker, nella serie animata di Batman. You shouldn't have made Captain Clown mad. Il Joker dovrebbe avere sulla sua coscienza dozzine di morti, se solo avesse una coscienza, ma non ce l'ha, e quindi continua a fare quello che il Joker fa, riempire i cimiteri di gente uccisa nelle maniere più improbabili. You know, kids, we've got an item here no home should be without.
The laughter activated electric chair. Ma che ottima invenzione! Pur non essendo un macellaio come altri cattivi di Batman, ne uccide a manetta. E il fatto che lo faccia a teatrino tutte le volte rende il tutto decisamente più grave. Prova a uccidere Batman con degli squali. Cioè, ma che cazzo? Oh, you never could take a joke! Alla numero 4, grattachecca e fichetto nei Simpson. Allora, si potrebbe anche far parlare le immagini da sole, ma ci proverò. Questi due, Tom e Jerry, un po' meno politicamente corretti, hanno deciso che le dita non si può continuare a prenderle a martellate e basta, bisogna triturarle con la motosega. Sono i due personaggi del cartone preferito di Bart e Lisa, il che spiega molte cose. E si ammazzano in forse le maniere più creative della storia della TV. Cioè, per la verità, è grattachecca che in generale esplode o implode in disumani schizzi di sangue o magari viene strangolato con i suoi stessi organi mentre sta inghiottendo della dinamite. Alla numero 3, Rick Sanchez in Rick e Morty. Wow! What the hell? What happened back there? Why don't you ask the smartest people in the universe, Jerry? Oh yeah, you can't. They blew up. Solo perché sei l'essere più intelligente dell'universo e ti annoi non significa che tu debba uccidere chiunque incontri. E invece il nostro nonno alcolizzato preferito, beh, essere al suo fianco in una puntata di solito significa che se non sei morti, sei morto. No. I'm defeated. Ma all'inizio quasi ci si crede che Rick sbudella chiunque con qualunque aggeggio per proteggere se stesso, magari Morty e Summer. Alla seconda stagione invece iniziamo a capire che per il 99% delle volte è solo perché è un pazzo furioso parecchio sadico e nichilista. Però a volte lo fa davvero per i nipoti. A volte. Alla numero 2, Brock Samson in The Venture Bros. Beh, viene chiamato la macchina della morte svedese ambulante per una ragione. Innanzitutto è svedese. E inoltre è una specie di dispenser vivente di alcune delle morti più cattive nei cartoni. Ed è una calamita per super cattivi, il che diciamo che lo facilita. Questo biondone vichingo, guardia del corpo di Rusty Venture, è forte in maniera disumana e altrettanto resistente. E può venir saccagnato di botte quanto vi pare, comunque lui vi saccagna di più. La sua attività preferita? Strappare in due le persone a mani nude. Prima di svelare il pazzo numero uno, ecco alcune menzioni onorevoli. You made it sound like you were going to... Oh, White Rabbit, I know you're there. If you're not out in 10 seconds, I'll blast you out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I am a warrior. Let the battle be joined. Alla numero 1, Flippy negli Happy Tree Friends. Mamma, guarda che carini questi animali coccolosi. Guarda, mamma, perché uno ha appena tagliato la testa a un altro con una cesoia? Perfino in questa trappola sanguinaria per bimbi abbiamo un vincitore, Flippy, l'orsetto veterano del Vietnam con il disturbo post-traumatico da stress. In ogni episodio che ricordi, ogni volta che c'è lui, brutalizza in vulcani di sangue tutta l'allegra compagnia, perché magari qualcuno si macchia la maglietta con del ketchup, a lui la cosa ricorda la guerra e lo fa impazzire. Personalmente, highlight della carriera quando cuoce la faccia di Petunia sulla graticola. Piaciuta questa lista? Mi raccomando, guardate anche questi altri video e iscrivetevi a WatchMojo Italia. E grazie ancora per l'incredibile traguardo degli iscritti, ragazzi, è pazzesco.